Buonanotte a tutti, ciurma, e benvenuti alle giocherine in questa nuovissima reaction. Eccoci qua di ritorno, ragazzi, dopo le vacanze estive, chiamiamole così. Vi avevo avvisato che appunto sarei stata assente due settimane, le ultime due settimane di agosto. Sono stata in Italia, ecco perché, ragazzi, mi riduco adesso, tra virgolette, a fare la reaction a questo incredibile nuovissimo trailer, ragazzi. L'official reveal trailer di Life is Strange 2. Io ovviamente sono super impaziente, praticamente tutti ormai già l'avranno visto, però io me lo sono tenuto da parte appunto per poterci fare comunque la reaction, visto che molti di voi di solito tengono a vedere le mie reaction a cose che riguardano giochi come questo. Per cui, bando alle ciance, ragazzi, andiamo a guardarlo. Peggy 18. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. I have no idea where we are. Feels like we're walking nowhere. I don't think Daniel understands what's going on. I can't tell him the truth now. I just can't. How am I supposed to take care of us out here? What are we gonna do now? There's nothing we can't do. As long as we're together. Okay. Allora, ovviamente non ci rivelano tante informazioni, ma come appunto tanti di voi già mi avevano detto, ci fanno ovviamente vedere che i protagonisti di Life is Strange 2 saranno appunto, ragazzi, due fratellini che si sono visti, fratelli che si sono visti alla fine dell'episodio di Captain Spirit. Infatti i poteri non erano di Chris, mi sembra si chiamasse, ma appunto di uno dei fratelli che erano lì. Probabilmente i poteri, ragazzi, saranno del fratello maggiore, mi sembra di aver capito da questo trailer. Infatti ci hanno anche fatto vedere quello che era successo nel brevissimo trailer che avevamo visto, ragazzi, un po' di tempo fa, in cui appunto ci mostravano il poliziotto che arrivava in un posto, scendeva per intervenire e veniva sbalzato via assieme all'auto. Quell'episodio è stato ovviamente causato dal fratello maggiore, infatti lui ha anche tenuto il ritaglio di giornale, e a quanto pare hanno deciso comunque di lasciare forse la propria casa, chissà per quale motivo, ragazzi, e non so, non si sa effettivamente dove stanno andando, non lo sanno nemmeno loro, quindi boh, cioè in che cosa consisterà questa storia, in che cosa consisterà questo viaggio, ovviamente non ci è dato ancora saperlo, ragazzi, ma devo essere sincera, l'hype sale e sale, ragazzi, perché sono curiosissima di vedere appunto dove andrà a parare tutto questo. Comunque ci faranno impersonare un personaggio che comunque è dotato di poteri, ma la cosa ancora più interessante, ragazzi, è che ci saranno appunto due protagonisti legati tra l'altro da un rapporto di fratellanza, cioè possiamo dirlo così, cioè nel senso che questi due protagonisti sono fratelli, ecco, diciamola così, che forse si capisce di più, e questo sicuramente renderà le cose ancora più emozionanti, ragazzi, perché sono quasi sicura che durante il gioco ci affezioneremo così tanto ad entrambi che se dovesse succedere qualcosa a uno dei due sicuramente saremmo lì, insomma, a dilaniarci così fra le lacrime, il sangue che zampilla, insomma, ci siamo capiti. Quindi il primo episodio uscirà il 27 settembre. Ovviamente, ragazzi, voi mi avevate aiutato grazie alle donazioni ad accumulare un pochettino di soldini, e quindi vi avevo promesso che 40 di quegli euro
sarebbero stati sicuramente indirizzati all'acquisto di Life is Strange 2, perché molti di voi a quanto pare ci tengono a vedere questa serie sul mio canale, ci tengo anch'io in primis a portarla sul mio canale. Per cui, uff, che altro dire? Fatemi sapere ovviamente, ragazzi, cosa ne avete pensato voi, quali sono stati i vostri pensieri e quali sono state le vostre impressioni. Ci tengo tantissimo a saperle. Questa reaction termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao!